Ehi, Nathan! Sì? Terra in vista! Che te ne pare, eh? Beh, sembra fantastico. Prendi un attimo il timone. Lo sai, con tutto questo correre e tentare di salvarci la pelle, non ci siamo mai presi un minuto per fermarci a riflettere su quanta strada abbiamo fatto, eh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ciao. Senti, fratellino, ti perdonerà, tranquillo. Se le porti un tesoro come quello, chi non lo farebbe? Non lo so. Sai, forse ho tirato un po' troppo la corda. Ah, sinceramente l'immaginavo più grande. Di sicuro siamo nel posto giusto. Trovo un punto in cui si possa attraccare. Ok, è a mezzo mare. Voglio dire, almeno c'è un'isola, giusto? Sì, almeno c'è un'isola. Almeno quella. Presenza umana. Più che umana direi. E che è un pianeta? Certo. Quindi adesso ritornerà quel giramento di testa? Forse, può essere? Forse in Italia in più cosa come una capanna sulla spiaggia. Già, forse è una casa sull'albero. Sì, però io vedo una torre. Bastire una caccia al tesoro, e ha finito i soldi prima di costruire da su. Quello è senza dubbio un segno di presenza umana. Ah, piratesca. Andiamo a vedere. Adesso fate comunque lasciano l'impronta. Ehi! Può arrivare a quella torre? Sì. E mo ci arriviamo, non ti preoccupare. Mo saliamo. Sembra una specie di porta che protegge una cavità. Una cavità enorme. Che sia una sala zeppa di tesori? Impossibile. Avery aveva un ego smisurato. Scommetto che ha sepolto il tesoro in un nascondiglio molto più complesso e protetto alla perfezione. Mi hai convinto? Tirella sotto non ci scendo manco per scherzo. Ok, la torre sta qui. Andiamo, dai. Una torre d'avvistamento. Eh sì. Da lassù riusciremo a vedere qualcosa. Okay, quindi saliamo. Oh, Nate, devi smettere di ripetere tutto ciò che dico, che palle. Non è divertente, eh? Sam, di qua. E saliamo. Uscia. Forse ci siamo. Una specie di simbolo. Allora. La freccia di una bussola. Wow. Come facevi a saperlo? Se c'è una cosa che ho imparato da te, è premio ovunque. Guarda lì, lo stesso simbolo. Un'altra freccia. Scopriamo che cosa indica. Vabbè, in poche parole sono delle indicazioni. Eh.
Guarda, un po' così diretto. Tocca di nuovo scendere come prima. E scende normale di qua. E torniamo di nuovo alla barca, vai! Perché ho la netta sensazione che qualcosa non andrà per il verso giusto. Non lo so. Ho un brutto presentimento. Ma se mi lanciassi da qua? Vabbè, non muoio. Questo è l'importante, che io non muoia. Dai, come saltella bello. Quel dual sense che fa sentire proprio bellissimo, veramente. Le frecce, vediamo dove portano. Ok, quindi devo andare verso dritto. Poi a destra. Ok. Adesso dritto. Vabbè, io vado qua sotto, poi quello che è, che è. Mi fa la Ioni di Capri, voglio. Ah, all'interno della grotta. Ma te, Perry, cosa sei messo a fare? È un buon segno. Siamo a Capri, voglio. Ok, tocca scendere. Madonna, mi voglio, che bello. Ma farei pure un bagno a mare, onestamente. Fortuna che non conosca questo posto. Ora sarebbe un paradiso per turisti. Guarda, ti pareva che devo mettere la barca lì? Vedere? Faccio vedere io. Tocca mettere la barca lì. Faccio vedere. Guarda, ah no? Forse mi sto sbagliando? Forse sì. Ma perché qua sono delle cose su cui salire? Vedi, sono tipo delle cose su cui salire. Eppure lì. Vabbè, facciamo una cosa. Mettiamo prima la barca lì sotto. Io qua la mettiamo. Salgo qui. Poi salgo qui. E ti pareva? Menda che la fesse, mamma, te va. Ah. Così almeno dovrebbe andare. Che palle. Non ti allontanare, non ti allontanare. No, ma io non ce la faccio, non ci credo. Che palle. Sono convinto che devo metterci la barca qua. Ah, se non va così, giuro che mi incazzo, eh. Vedi? Ah. Mo sì. È una figata colossale. Cosa? Arrampicarsi qua su. Certo, arrampicarsi sulla scogliera di un'enorme e segretissima isola pirata. Sì, come no. Beh, a me sembra una figata. Un po' più in alto. Possiamo appenderci a quel ramo. Io lo sapevo, dovevamo salire. Lo sapevo. Ok, e anche questa è fatta. Ehi, aspetta. Sto ancora cercando di non sfracellarmi a terra. Ma sta zitto, Sam. Per la miseria, Avery non era tipo da sobrietà e sottigliezze. Porca troia. E hai soldi, ostenta. Questo nascondiglio si può davvero definire complesso?
Probabile. Diamo un'occhiata più da vicino. Sì, però dobbiamo salire. Come saliamo qui? Cioè, si poteva salire lì? Non ci credo. Non ci credo. Oh, guarda, l'ingresso è bloccato dalle macerie. Strano. Sospetto che gli ingegneri di Ederi non abbiano tenuto conto dei secoli di erosione. Ovviamente. Cerchiamo. Qualcosa mi dice, possiamo, ecco, possiamo andare da un'altra parte. Che in questa parte buia, mo cadevo. Ehi Sam, forza, dammi una mano. Sì, ok. Mettiamo queste travi. Che magari saranno tipo okay, coloro che sostengono tutte le macerie, però vabbè. Niente. È un continuo arrampicarsi e strisciare sotto gli ostacoli, vero? L'affascinante vita di un cacciatore di tesori. Che ora? Penso di debba buttarmi giù. Però devo salire qui, infatti. Non ci ho fatto caso. Però è bello il panorama. Sono passato attraverso un traliccio. Questo gioco non smette di stupirmi, veramente. E ora? Andiamo da vedere qua. Devo andare di là. Cosa credi che fosse qui? Le arcate mi ricordano la cattedrale di Sant'Isma. Ma non lo so. Oh, su Sandismo avremmo stai in un buon gotto al cazzo. C'è un ponte ricorda. Dobbiamo salire qui. Andiamo. Vedi se trovi qualcosa lassù. D'accordo. Allora? Una via c'è. Ma non vedo altri modi per salire. Aspetta. Ma si spacca. Sam! Stai bene? Almeno sono arrivato di là. Ok. Devo trovare un modo per farti salire quassù. Aspetta. Sam! Quindi? Novità? Sam! Sei ancora lì? Devo improvvisare da solo? Accidenti. Improvvisiamo. Incasinato il mio matrimonio. Deluso il mio migliore amico. Ho due folli e il loro esercito alle calcagna. E ora mio fratello è scomparso. Il lato alla grande. È che non c'è nessuno nei paraggi a darmi. Tu sei già qui. Ma dove eri? Cercavo un modo per farti salire. Ok, a questo punto salta e basta. Grazie. Vedere questo coso ci serve per qualcosa. Alla grande. Ora possiamo andare. Ok. Anche poi vedere qui che c'è. Sì, è lì che volevo andare, ma non sono riuscito a trovare un modo per entrarci. Che impresa che deve essere stata. Vediamo un po' qua che c'è. Perché? Dove va? Vieni, devo buttare giù. Vedi qualcosa? Dammi un secondo. Sam, brutte notizie qui, un piccolo cieco. Ok, va bene, torna indietro. Ti pareva. Oh merda. Lì c'è qualcosina. Devo arrivare lì. Non ce la farò. Ti pare vero? Ok. Lì ha visto qualcosa.
Ok, ce l'ho fatta. Perfetto, arrivo subito. Yuhuu! Spider-Man, Spider-Man. Oggi ci stiamo preparando alle oscillazioni, vedete? Che ora? Vicolo cieco? Ah no. Sam... ma muore. Ah no. Ok, andiamo di lì. Le scalate più belle della storia. No, 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 no. Io se mi zisco io. Che mi ha fatto salire, scusa. Mamma mia. Cioè, era una stronzata. Mamma mia. Sono morto un paio di volte, però... Che ora? Sì, ma... Un piccolo cieco, pure questo. Quelli c'è... Un po' forzato, Sam, però ce l'ho fatta. Sam, sono qui. Visto? Che ci siamo? Perfetto, siamo ancora sulla strada giusta. E meno male. Dico il colo cieco? Tipo facessi così. Non ti sei cagato proprio sotto, Sam, ma passa niente, frate in merda così. Poi pesca una torre. Punto di sincronizzazione all'Assassin's Creed? Perché nessuno l'ha mai trovato? Ok, però qui c'è un tesoro. C'è un modo per salire? No. E ora? Sì, che c'è un modo per essere di cazzo sta lì. Vedo un modo. Finestra? Sì. Quando eri in orfanotrofio, prestavi pensato di venire in mezzo a storie da pazzi come questa. Direi proprio di no. E state qua. Ah, boh, lo mettete così. Non ci resta che scendere. Yuppi! È andata bene. È la seconda più grande cisterna che abbia mai visto. E non è la più grande. Te lo dico dopo. Forza, scendiamo. Allora, non so se hai calcolato una cosa del genere. Porca puttana! Ok, ci siamo. Va tutto bene? Ok. No, 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 in un modo o nell'altro dobbiamo passare. Dobbiamo sollevarle insieme, ok? D'accordo. Ma boh. Oddio, quanto pesa! Ma è legno, cos'è? Pensa a tutti quei tesori! Sì, per ora penso alla mia schiena. Merda. Cosa c'è qui? Oh. Eh no, basta. Prova da superare. Così pare. Ci resta che provare. Ok. Funziona più. Fanno ruotare i simboli. Potrebbe servire. Mia
simboli sulle sfere non sono. Sapevo qualcosa qua. Abbiamo un like scritto qui sopra. Che ne dici di finire il lavoro? Allora, caro, siamo un per i coglioni. Ah. Oh, ho capito, ok, ho capito il meccanismo. Scherzo, lo gira. Mi mette la M. Ok, torniamo indietro. Che ora? Però non è così. Vedi se è così. Per qua che c'è? Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Vede? Ok. Così deve essere. A posto? Cos'è stato? Guarda, statua. Capitani pirata. Sono Bonnie, Baldridge, Asra e l'altro nome non me lo ricordo. Dunque, chi è questo? Un mogul, uno dei soldati del suo caso. Perché si è alleato con Avery? Stava per essere giustiziato, ma è evaso durante la battaglia. Sono stato in casa. Sparta la canzone. Avery l'ha tolto per i suoni. Esatto. E l'altro tizio? Pare sia partito dal nulla per poi diventare un temibile spadaccino. Ok, ecco fatto. Andato. Beh, andiamo a terza nella. Che abbiamo? Vediamo. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik e Christopher Conant. 8 su 12. Ok. I simboli su questo anello ruotano di tutto. Il Bin Malik sembra saraceno. Senza dubbio. Così non portava bene, sì. Distanza quando sono alla luce. Mm.
Sei riuscito! Come sono riuscito? Allora che cazzo era? Che pezzo ci siamo? No. 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 Forse sì. No, prendo lo spicchio. Ok. E gli ultimi della ciurma. Richard Watt, Edward Englund e Thomas Tuch. Sam, guarda, abbiamo una pista. Aspetta un attimo, ci sono solo 11 pirati. Manca il grande protagonista. Già, è piuttosto strano. Vediamo. Okay. L'ascensore. Adesso? Porca troia. Ecco la statua di Avery che mancava. Lo sai, inizio a pensare che il nostro amico fosse un tantino narcisista. Tu dici? Vediamo che sorpresa è in serbo per noi. Oh, wow, è veramente alto. Però quindi qua non bisogna buttarsi, già stavo per buttarmi. Che cosa te ne pare? Regge il confronto con le tue vecchie avventure. Chiedimelo quando sarà tutto finito. Quando faremo una bella guerra, iniziamo a scontrarci con gli avi di Avatar. Non spezzarti, non spezzarti, non spezzarti! No. Si è spezzata. Bene. Ok. Ehi, sta venendo la tempesta. Per tornare indietro, qua stava la barca, ok. Upla! Bel bagnetto! Chi sei, Sam? Me ne vado, eh? Ok, l'isola con la mostruosa statua di Edery è sulla destra. Sono così emozionato che mi tremano le mani, guarda. Conosco la sensazione. È l'emozione oppure mi serve un'altra sigaretta? O un mix di entrambe? Eccolo lì! Quello aveva un'alta opinione di sé. Già, è enorme. Devo scendere? Ha un cannocchiale, ma mi sta ascoltando un bel niente. Forse vuole che lo usiamo noi. L'isola del tesoro ci fai un baffo. Ma qua sta iniziando a prepararsi una brutta tempesta, voglio. Uè, caro! Beh, fatemi mettere il gioco con rampino, va. Caro! Ehi, forza, Sam. Oh, no, no, no. No a Telormo. Insisto, vai. Ok. Opla! Allora, capitano, cosa stiamo guardando? Ah, laggiù. Allora? Una grossa isola a forma di teschio? L'isola è grossa. Ma niente teschio. Deve essere lei. Libertalia. Ottimistico tutto considerato. Vedi qualcun altro oltre te e me? Non c'è niente di male a mostrare un briciolo di soddisfazione.
Sarò soddisfatto quando Alcazar non ci starà più addosso. Andiamo. Ok. Che c'è? Ho detto ok. No, 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 no. I tuoi ok non vogliono mai dire ok. Di solito vogliono dire il contrario. Wow, wow, wow. Okay. Ti pareva? Quello è il nostro rave. Certo, e chi altri? Oh, merda. E siamo bene all'inizio.